Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia e dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Pace e bene, carissimi amici, e buon anno a tutti. Il nuovo anno inizia sempre con la celebrazione di una delle più grandi solennità mariane e nel segno della pace. Dio mandò il suo figlio, nato da donna. Ci ricorderà la seconda lettura. Celebriamo la maternità della Beata Vergine Maria e proprio con questo ricordo inizia il nuovo anno. Il tempo scorre inesorabilmente, scandendo il nostro viaggio su questa terra e proiettandoci in un futuro misterioso che non trova senso se non nella prospettiva della fede e della speranza. Guardare allora alla Vergine Maria all'inizio di un nuovo anno è importante per noi cristiani perché ci insegna la disponibilità ad accogliere i disegni misteriosi di Dio e ad aprirci alla sua volontà. In quel tempo, ascolteremo, i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia e dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori andarono senza indugio, si misero cioè in cammino per trovare il bambino di cui avevano sentito parlare. Lo fanno senza dubbio, sanno di incontrare una persona importante, una persona speciale, perciò affrontano la strada, ne vale la pena. Maria, la madre, custodiva nel suo cuore tutto quanto stava accadendo intorno alla nascita del figlio. Meditando così le meraviglie operate da Dio con il mistero dell'incarnazione. La liturgia di questa solennità, carissimi fratelli e sorelle, se da una parte ci spinge ad assumere l'atteggiamento dei pastori che partono nella consapevolezza di andare verso la certezza di un evento tanto atteso per incontrare Gesù che cambia la storia e che segna una svolta decisiva, dall'altra siamo invitati a guardare al modello materno della Vergine Maria, a riconoscerla come madre del Salvatore e ad imitarla nell'atteggiamento umile di servizio al progetto divino. Ma oggi, primo dell'anno, come accennavo all'inizio, celebriamo la giornata mondiale della pace. Ripensiamo quindi, alla luce di questo evento, alla nostra vita e al tipo di relazioni che intessiamo con le persone e con le cose. Chiediamoci in che modo mi sto impegnando a costruire un mondo più giusto, un mondo dove possa regnare la pace e l'amore. Abbiamo evidentemente anche noi una responsabilità personale in questo. Perciò rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo per la costruzione di un mondo migliore. Grazie ancora per averci seguito. Pace e bene e buon anno ancora a tutti.